Tania Mujica Mota, evviva, sei nata e cresciuta in Messico, Mexico, e poi hai girato molto, mi piace molto già il tuo percorso. E però devo dire che a parte questa tua, la chiami personal practice, cioè pratica personale, che è insieme visiva, musicale e anche on stage, cioè di mettere in scena proprio questa art, le arti attuali. Però io devo dirti che questo quadro è enorme, che tu c'hai dei quadri piccoli e poi ce n'hai uno enorme su Venezia, che è il primo. Attenzione, questo è un quadro di 120x180, cioè già se fosse alto come un uomo alto e largo quasi come l'apertura del braccio e come l'altezza più o meno, però insomma è un quadro incredibile, dove piace tutto, piacciono le cromie, gli incantamenti cromatici, le partizioni cromatiche, molto strano. Lei dice che non è che dipinga a vuoto, ammesso che si faccia mai un dipinto a vuoto, lei parte dal concetto dello spazio dove lavora e ha aggiunto che ha una visione prospettica, diciamo architettonica, questo è importante. Perché poi essendo venuta dalla fotografia, fotografia puoi fare anche un primo piano, ma devi anche considerare tutto, e poi dal film, dai filmati, il regista fa finta poi di cercare l'inquadratura, ma sa benissimo da dove la deve tagliare, quindi mi piace molto, è un quadro molto bello, anche molto originale, e però devo dire che si sente che hai un percorso. Vai alla seconda. Noi staremmo a parlare di voi mezz'ora, ma Luciano sa bene che siete 39, 40, quindi andiamo di sintesi. Ma la sintesi è un punto d'arrivo, attenta, eh? Oh, questo è molto bello. Hotness, Holocon, that's the question, è shakespeariano, questo è il problema. Beh, molto bello, strano, è bello. E attenzione, si vede chiaramente che poi al centro tu hai messo proprio che è la pellicola. Sì, sì, è bello questo, eh? Lei ha creato un teatrino, vedete che c'è un palcoscenico sempre cromatico, ci sono due quinte, c'è un boccascena, si chiamava una volta, e quello che avviene, cioè incredibile, piccolissimo, tutto questo è 14x18, il quadro forse più intrigante sul piano, diciamo, introiettato psicologico è The Traveler. Quindi è il viaggiatore, sostanzialmente, il viaggiatore, e che fa, chi è? Non si vede il viso davanti, mi sembra di vederlo da dietro, no? C'ha questi capelli, c'ha un, come si chiama, il poncio, quello di Garibaldi, cioè, sì, c'è questo, e forse c'ha anche non lo so, ma c'è anche un bastone, cioè. E la cosa più fascinosa, anche se purtroppo te lo sei amputato questo quadro, perché lei l'ha fotografato con tutta sta cornice, con tanto di passepartout eccetera, e invece era più bello vedere tutto il quadro solo, da solo. Tre sono le opere e basta per dirti che sei brava, verrebbe voglia di vederne altre, complimenti. Poi torna però al sole romano, eh? Tu che vieni dal Messico. Adesso c'è la Sandra Cadelano, mosaici in vetro lucido e opaco tagliato a mano. Stiamo parlando, se voi andate lì vedete questo teschio fiorito. Vabbè, è bellissimo questo tempio, questo teschio ironico, autironico, perché vanno molto, con questo sorriso dei 32 denti. Il secondo è molto bello, Blue Moon, la rinascita. Blue Moon, cioè, non devo dire, questa luna blu che sta là, che sembra quasi che venga retta dai rami. Anche se sta dietro i rami, per un strano effetto ottico, sembra un pallone, sai che certe volte i ragazzi giocano a calcio, certe volte certi palloni ci rimanevano sugli alberi, dovevamo andare a riprenderci, certo è una cosa enorme, ma che bello questa luna che è quasi turchese e che poi fa il paio con una superficie, un cielo curiosissimo, molto bello, e c'è una grande luce. Il terzo quadro, Tania, paesaggio messicano. Questa volta rispetto a prima non ha più i mosaici su vetro di piccole tessere, di tessere piccoline, ma sono delle scaglie di vetro più grosse, sempre vetro lucido, sempre tagliato a mano, e consente delle irradiazioni, delle rifrangenze adorabili. E poi c'è tutto dietro, capito, questo lucore,
strano, veramente sembra cos'è, perché è un po' un... Perché la luce del Messico è la luna. È la luna, però capito? I problemi del Messico sono il cielo. C'è una mega... i problemi del Messico, sì. Sì, purtroppo non è, magari fossero solo il cielo. Ma che belli questi colori! Che è un quadro pieno di luce e anche con riconsagrato verso le sue ombre, capito? Ci sono tutta la parte inferiore, vedete, è proprio una saga dell'ombra. E poi questi rossi, questi tetti, questo cielo strano. Non ci sono le persone, non si vede niente, ma senti che palpita questo scenario, questo paesaggio messicano. Vai avanti così, adesso tra qualche mese portaci altre cose, magari... Capito? Dove porti avanti un nuovo periodo, certo hai questo bisogno nella luce lunare, nella notte di riconsacrare il giorno, chissà poi se un giorno ci darai delle opere tutte di luce solare, dove ci porterai, chi lo sa. Ciao. Grazie. Allora, Nadia Bula Bula, la cosa più bella è che tu ingegnere di giorno, painter by night e pittrice di notte. E che cosa fa? Qual è la sua caratteristica principale? È quella di trasmutare i colori. Basta col fatto che il rosso debba essere sempre rosso, una cosa, il verde debba stare dove sta il verde. Cominciamo a farli rodeare. Bella questa giostra dei colori, no? Le labbra sono verdi e va bene. Non lo so, mi viene da ridere, non so se esistono rossetti verdi, rossetto dovrebbe essere sempre rosso, però ci sono anche rossetti molto più scuri. E poi hai questi bellissimi capelli che sono multicolori, sono viola, cioè è una specie di caleidoscopio, ti devo dire. Questo vale anche per il secondo, grazie Pietro. Spirito guida, lo spirito guida è importante, dovremmo averlo tutti, poi è difficile pure andarci d'accordo perché magari ci vuole portare da una parte diversa da dove vorremmo andare noi. E lo stesso, poi hai questo sfondo incredibile dove scorgo perfino delle piccole lune, delle cose. Questo è molto molto bello, molto bello. E qui c'è in più il gioco dell'ombra che mancava nel primo, mentre il primo era tutto in luce, era tutto radioso. Qui c'è tutta una zona d'ombra che ci fa capire che lei, perché la guida è la parte in ombra che ci può guidare verso la luce. Questo è il concetto, non è luce, non è che la luce rafforzi la luce, abbiamo bisogno della pausa d'ombra. Il terzo è un piccolo capolavoro, grazie Pietro. The cat is not for sale, il gatto non è in vendita. Vedete i film americani con le case con scritto for sale in vendita. A parte che un gatto non lo compri mai, anche se lo compri dal negozio dei gatti, un gatto è sempre indipendente, autonomo. Qualcuno dice che si affeziona alla casa e non ai padroni, perché insomma lui va dove l'habitat è più... Però certo questo occhio è meraviglioso, queste vibrisse, questi baffi verdi, il musetto, insomma è un gatto strano, è un gatto caleidoscopio, un gatto, capito, alchemico. E devo anche dire che chi lo sa se poi questo verde degli occhi corrisponde anche al verde di queste belle fanciulle femminile, non so, c'è un mare cielo in questi occhi che nasconde tante cose. Dicono che poi nell'occhio del gatto dicono che l'occhio del gatto ha veramente delle valenze magiche, no? Anche se poi poveracci si fanno abbaiare dagli automobilisti, stanno lì fermi da strada, ma il gatto vede di notte, avrebbe di per sé stesso potenzialmente uno sguardo strepitoso. Continua così, riesci con i colori a raccontare le ombre, con le ombre a liberare i colori, riesci veramente a darci tanto. Vai avanti così, sei molto giovane e sei brava. Grazie mille, grazie. Allora, Maria Cristina Martinetti, anche tu hai un percorso molto affascinante. Vabbè, intanto sei giovane, nome d'arte Dolci, però che cos'è questa sublimazione? Sono tre, è un trittico in un certo senso, sono tre tavole, anche, incisione su legno e acrilico, è molto bello perché c'è all'inizio, al centro, vedete, sulla destra, proprio ormai abbiamo preso i voli superni, si diceva una volta, ci sono angeli, voli, insomma voglio dire, sì, non so neanche come definirli, dire gabbiani è dir poco, sono gabbiani angelici, esatto. Hanno delle ali meravigliose, sono uscite dal Dorè, dalla terza cantica illustrata dal Dorè,
E, però sempre questo gioco del nero e del rosso, il bianco, che sono i colori preferiti, poi il bianco non è l'assenza del colore, il bianco li contiene tutti, e il nero non lo considero il non colore, considero la notte dei colori. E poi c'è questo rosso molto forte che avete visto al centro, che è tutto, è una danza lessicale, è un segno, è tante cose. In basso c'è pure la forma di un cuore. Io ci... a caso. Hai visto? Sì. Vabbè. Gettando lo sguardo. Anche fumando, io mi ho smesso. E poi c'è questo secondo che per me è il vero enigma. È una serie, grazie Pietro, la chiama serie Breakpoint, punto di rottura, di stacco secco. Che cos'è? Come l'hai realizzato? È un materico, cioè l'acrilico, l'acrilico base tela, alluminio, lavorata. Specchio, cioè la base di tela, poi c'è anche della cera, del legno, perché quella è con la caldo, più che cera. Sì, e si vede che si è fermata proprio ridipinta lì. Sopra per rappresentare certo. Sangue, ma in questo caso. Il sangue che poi diventa, da questi specchi. Ma è strepitoso questo. E diventa lo specchio delle tue ferite. Nessuno avrebbe mai immaginato di far passare queste ferite attraverso uno specchio così. Specchio perché è un'opera che sarà sempre, in ogni istante, secondo, diversa, in quanto e chiunque si rappresenti è certo, diverso, quindi è certo. Non è mai la stessa. Ma vedete che bello questo gioco, questo specchio tagliato, che non può non avere valenze strane, archetipiche, è molto forte, molto bello. Sì. La donna in rosso, vai Pietro, il terzo. È strepitosa perché poi c'è questo sfondo tutto nero, il vestito rosso, ma tutto quanto si gioca con questo tratto, è vista di spalle. Grande. Ma di spalle tu ne immagini anche il viso, cioè questi capelli, questo lei è giovane, è snella, eccetera, ed è, scusa se lo dico, veramente altro che i magazine che fanno finta e raccolgono pubblicità, è veramente una donna moderna. È un qualche cosa, quindi è consapevole anche di tutti i travagli che hanno dovuto superare le sue mamme, e lei stessa, le amiche, è consapevole del fatto che lei vale, come si dice oggi, cioè, tu vali, che lei vale. Però non basta questo, deve comunque lottare perché questa profezia concreta si avveri. Bravo. E c'è una cosa che non è stato scritto, sì. Il tratto è fatto con un colore apposta che è al buio, illuminato con determinate luci, certo. Si vede sempre il taglio dell'emotività, certo. Cioè il corpo della donna va via e quindi si vede solo il contorno della persona. Hai capito? Ha giocato pure sui materiali. E la parte sessuale, diciamo, se ne va. Vabbè, molto bello. Niccolò, allora, che pagina, Niccolò? Sì, sì. Cappelli, ho guardato pure i quadri, devo dire che per esempio nel primo quadro, questo qui, c'è una serie di colori che è l'elemento fondamentale della sua pittura, cioè questi colori che in un certo senso destano un senso di serenità in chi le guarda, perché non c'è nessun tipo di inquietudine in questo quadro, e c'è questa prospettiva doppia tra la città che sta sopra, che è Venezia, e forse il mare che sta sotto, no? Sì. Perché è una città in cui il mare è fondamentale. L'ha reso con un'armonia, diciamo, di colore e con un uso, diciamo, capace dei colori che ha usato, per cui l'effetto finale è un quadro che piace, cioè per chi lo guarda può piacere. Quindi per quanto mi riguarda, il mio occhio rimane colpito positivamente da questo quadro. Nel secondo e nel terzo, Bosco d'autunno e Pink Floyd Flowers, diciamo che abbiamo la stessa tematica, specialmente nel Bosco d'autunno. Anche qui il bosco, in autunno, diciamo, c'è il senso del crepuscolo, no? L'evanescenza, c'è il divenire che a un certo punto sta per raggiungere una parte finale della propria vita. Qui invece lei ha mantenuto sempre quelle tonalità positive, non lasciandosi nemmeno condizionare dalla sensazione cromatica del crepuscolo. Quindi sono dei quadri che sono abbastanza allegri e che ci può portare dentro anche i suoi allievi o le persone, appunto, che vogliono raggiungere una specie di terapia attraverso il colore, che è importante. Il terzo è più evanescente, Pink Floyd, ecco, è più delicato il colore, è quasi un colore della memoria, cioè
sembra quasi l'analogia di una situazione di miopia dell'uomo, cioè quando tu vedi il mondo un po' non realistico, però ti dà quella sensazione di spiritualità dell'animo, che appunto sono questi fiori Pink Floyd, che ricorda poi lo conosciamo tutti, e dà un senso anche questo di sospesa serenità, legata però al filo della memoria. Grazie. Va bene. Allora, Lucia Capaccioli c'è? Questa qui è No alla violenza. Ed è abbastanza strano, Lucia, è un complimento questo, perché è strano? Perché Donne Libere è un quadro, diciamo, non diciamo banalmente femminista, perché sono cose ormai fuori dai tempi, è un brano di consapevolezza, di autocoscienza ulteriore, che è anche da donna a donna, come c'è anche da uomo verso le donne che devono essere libere, e però è come strano, è bello, cioè sono queste creature alate, rosa, questo cielo bipartito, da una parte c'è è cupo, si fa e c'è questo specie di grande occhio, c'è un sole micidiale, dall'altra parte invece c'è il bisogno di roseità, vorrei dire, il bisogno di dolcezza, di incanto, di incantamento. E vedo anche delle maschere, una maschera in basso, quindi l'idea di liberarsi di queste maschere, cioè, ed è un quadro bello, insomma, piccolino, relativamente piccolo, però l'ho visto bello perché riesce a dare conto, l'argomento è molto grosso, a dare conto con dolcezza, con perfetta letizia, avrebbe detto San Francesco, di quello che è un grosso problema, un grosso discrimine della società. Il secondo, idem con patata, incontri, bello, è allungato, è una verticale di incantamento, 90 centimetri per 35, quindi quasi 1 a 3, e ci sono queste meduse del cielo, non lo so, ci sono questi, è troppo definita aquiloni, insomma è qualche cosa c'è una luna piena che fa il suo dovere, cioè di illuminare, e c'è lo stellato. Molto bello, e quindi c'è da una parte il concetto di celestialità, di tutto quello che è cielo, che è spazio, spaziale, dall'altra parte però con qualche cosa, anche i colori, il giallo, l'ocra, il verde, vedete come quelle code delle meduse aquiloni o aquiloni meduse, come li chiamo io, si intrecciano, è un gioco strano, e vedete come in alto c'è il giallo, il rosso, uno, incredibile, nessuno avrebbe messo in un cielo così cielo notturno, poi nessuno avrebbe giocato il colore. E il terzo invece è completamente diverso, è il Pont Mirabeau a Parigi, è uno dei ponti più belli, più importanti, più noti, e è curiosissimo perché è un acquerello, vedete com'è delicato, è tutto tenue, non c'è il celeste, va sul grigio, sì, e en plein air, cioè all'aperto lei ha avuto bisogno di questa luce, e la cosa più bella è questa idea della figura, che è una figura, capito, anche qui che è affabulata, cioè è un corpo ma è una statua, è meraviglioso, cos'è? È una donna diventata statua, non è la statua di sale, ma è bella, è questa beltà assoluta che è pronta, vedete che si arrampica, è pronta a spiegarci, a diventare ambasciatrice della vita. Forse. Bravo. Allora, Lancioli è autodidatta, mi piace molto l'iperrealismo, infatti si vede in parte. Tu dici che ti rifai all'iperrealismo, però questa prima espressione è un realismo che però non ha quei tratti forti dell'iperrealismo, perché la differenza tra il realismo e l'iperrealismo è come se tu vedessi un sole che entra in maniera quasi sottile all'interno di una parete, è un sole forte che lo colpisce. Qui non c'è quella forza dell'impatto iperrealistico, ma è una sorta di realismo. Perché l'ha intitolata così? Perché è il nome d'arte di questo mio amico. Ah, di questo tuo amico che è musicista? Sì. Ecco, è musicista, e quindi praticamente l'hai fissato in un piccolo frammento di vita.
Nel secondo, No Time, ecco, No Time c'è questa identificazione tra la bellezza femminile e la bellezza anche di un animale come la tigre, no? Quindi è stato proprio diviso a metà, è un quadro che è anche ben composto, perché l'hai fatto anche con matita sul cartoncino, che non è tanto semplice. Mi piace che la faccia della donna non è una faccia, diciamo, perfetta, ci sono delle piccole macchioline che sembrano quasi delle lentiggini, a indicarne diciamo un certo fascino, cioè accentua il fascino di questo sguardo. Sembra quasi non esserci una differenza tra la bellezza dell'occhio della donna e la bellezza dell'occhio della tigre, perché la tigre è uno degli animali che ha degli occhi bellissimi. In questo caso il femminile riprodotto supera la bellezza dell'occhio della tigre. Non so se l'hai fatto apposta o per dare forza al senso del femminile, della bellezza del femminile, oppure no. Quindi è un monito a chi si avvicina alla donna. Attenzione, perché nel mio animo ci potrebbe anche essere l'istinto della tigre. Nel terzo, che quello lì mi diceva lei che rappresenta un sogno, sì. Quindi è un sogno rappresentato in maniera realistica di due donne, mi ha detto, in momenti diversi, magari è lei stessa quando era bambina, e quindi baciando la bambina è come se curasse le proprie ferite di donna che è diventata adulta. Questo è bello perché hai fatto una bellissima contrapposizione tra la parte chiara superiore, vedi, e l'oscuro sotto, che potrebbe essere anche una contrapposizione di emozioni, cioè da ciò che era da piccolina a ciò che è diventata grande, con la nostalgia della facilezza. Comunque, per essere un autodidatta, stai cominciando adesso, poi sei piccolo, no? 96, sei abbastanza bravo. Se ti piace, continua. Grazie. Va bene? Ok, questo due. Maria Luisa Mariotti, questo è uno dei due quadri migliori, perché poi gli altri sono dei ritratti, e io sono un pappagallo, e questo gioco del colore che diventa festa dell'anima, diventa liberatorio, diventa poi per una come te che vieni dalla biologia, insomma, anche quindi dalla chimica, e mi affascinano i colori, come dicevo prima della artista messicana. C'è un momento, i tuoi sono molto forti, molto, c'è il gioco dei rossi, dei verdi, e poi andiamo verso il secondo, Pietro. Poi c'hai due quadri più, ecco, questa è la fantasia anche a tua figlia, ecco, c'hai Daniela e poi la luce della festa, non so, penso che siano le due tue figliole più o meno, insomma, no? No, vabbè poi, la prima sì, beh, questa è tua figlia, la fantasia di Daniela. E la cosa bella di questo quadro non è il viso, che pure è molto bello, siamo contenti di Daniela, è bella, poi giocato bene anche con questo gioco dell'ombra dinamica. Perché l'ombra dinamica? Perché non c'è una parte in ombra e l'altra parte in luce, ma c'è il viso, è capito, in qualche modo è mosso dalle ombre. L'ombra è sul lato destro, ma è anche sotto l'occhio, ritorna nel mento, molto bello quel collo. Lo sapete che un quadro è bello per un dettaglio, non è bello per la totalità. Vedete, quel collo è magico. Chiunque avrebbe fatto un collo tutto in ombra, invece ci hai rimesso quel lampo di luce. Perfino il pulloverino è bello. Ma la cosa più bella del quadro, che ne occupa quasi la metà, è proprio l'incanto di questi colori, di questi capelli. Il terzo è tecnicamente più difficile, questo è molto bello, è molto tuo, molto tuo. Non somiglia a nessuno, poi, non hai... E questa è la luce della festa, quindi è una luce del compleanno, del soffiare sulle candele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 anni sostanzialmente, quindi è piccolina, è apparentemente un tema facile, perché sì, la bimbetta, la gioia, così, però è difficile tecnicamente, perché è un gioco di il soggetto è in ombra, tutto è stato spento perché le candele riverberassero la luce, quindi è ancora più difficile, perché lei è illuminata dal basso, quindi questo viso che è già in ombra viene consacrato da queste ombre supplementari. Lei sta soffiando, quindi c'è questa dolcezza dell'espressione per cui lei sta soffiando verso queste candele, la sua boccuccia a cuore, i capelli, anche le manine,
La cosa anche qui bella, di nuovo, il dettaglio è sono queste mani. Le mani sono quasi, sono chiuse con i pugnetti per questo sforzo grosso che lei deve spegnersi tutte insieme le sei candeline dei suoi 6 anni con cui entra. E poi c'è questo gioco del rosso, che è bella, questa luce non banale, una luce che dà vivacità, dà calore, dà entusiasmo, perché tutta la vita è davanti a lei, no? E tu in parte la racconti, la fermi, quindi anche prendi la gioia di Daniela e di questa luce della festa. Bravo. Grazie. Maddalena Spinelli c'è? E guardando questo quadro mi è piaciuto, nel senso che l'emozione che mi ha provocato lo sguardo sul quadro è stata un'emozione molto positiva. Da un punto di vista del colore, sono dei colori abbastanza raffinati e delicati, come potete vedere, con anche qui sul filo della memoria. Se ci fate caso, quella stradina va a finire verso una vela finale, quindi praticamente il sogno della vela, e quindi del movimento delle imbarcazioni, coincide con il cammino umano, metaforico in questo caso, che va verso la vela che ti porta ancora oltre. Quindi il cammino dell'uomo verso il sogno, verso un mondo sconosciuto che però è sempre una nuova conoscenza, e con il mare che è sempre la metafora della vita, no? Il mare è stato sempre per l'uomo il simbolo della vita. Ecco, questo quadro qui ha tutte queste caratteristiche, in cui c'è il mondo antico, i pensieri nuovi, il sogno dell'artista che cerca di fissare un'immagine della propria memoria. Ecco, il secondo abbiamo una donna, qui di colore, con un fisico, diciamo, con qualche piccola imperfezione, ma proprio per questo è più bello, perché l'imperfezione alcune volte è migliore della perfezione assoluta, perché siamo sempre imperfetti, anche se ci crediamo perfetti, no? E quindi per essere felici bisogna sempre essere un po' imperfetti. Ecco, qui di questa donna non sappiamo nulla, sappiamo soltanto che un artista l'ha riprodotta. L'ha riprodotta poi in maniera originale, nel senso che avrebbe potuto benissimo mettere uno sfondo completamente diverso dal rosso, no? Con quel verde che è veramente una contrapposizione perfetta di quel colore rosso, cioè quel verde lì è un verde quasi difficile da vedere, è un verde che appartiene proprio all'immaginazione, alla creatività dell'artista che l'ha messo. Il terzo, Zingara con il bimbo, siamo sulla stessa scia. Però qui, mentre lì il tono dominante era un rosso che sembrava un rosso pompeiano, qui abbiamo quasi il blu che usava nel periodo blu Picasso, cioè la zingara con il bimbo, però come potete vedere è una zingara molto raffinata questa, non ci sono elementi di decadenza né nel volto, né nel portamento, né nel vestiario, e anche l'ambiente in cui vive è un ambiente molto ordinato, è una casa qualsiasi con una vetrata, che all'altra parte c'è il mondo, però lei è all'interno della casa, cioè è all'interno di questo mondo, e lei attraverso questo azzurro ne ha descritto in un certo senso anche qui la dignità, questa dignità di portare il proprio bambino, di ergersi con la fronte verso alta, verso il mondo, e quindi accettare la vita con un ottimismo, no? Che è l'ottimismo che ognuno di noi deve avere, perché ogni secondo è sempre buono per vivere. Okay. Faccio Ferdinando Adriao. Jam Session è la prima, e anche qui c'è la tecnica conta molto, è una tecnica mix media, la chiami tu, quindi c'è un discorso musicale per eccellenza, è un termine che è usato sempre più o meno nei concerti, nel frammischiare i musicisti per creare poi una loro melodia, e tu lo adotti come fine pittorico, e ci fai sentire questa musica, noi la sentiamo, io sento perfettamente la musica. Poi hai questa la seconda opera,
per essere grande sì, intero, che sembra una massima di Marco Aurelio, l'integro, cioè l'uomo integro, integerrimo, l'uomo che non è parcellizzato, che non è sceso a compromessi, che è rimasto se stesso in un certo senso. Molto belle queste opere, tutte di Kina, sono opere, sono poesie visive, sono dei versi, delle frasi, delle massime, certo, e sono di chi? Del tuo maggiore riferimento, che è Pessoa, di cui non si smette mai di parlare, è morto ma è come se fosse vivo. A volte c'è il nero che lascia spazio al grigio chiaro, a volte è proprio il sul bianco la scritta in nero, e senti che questi versi, queste parole, come la luna, questa misura è difficile, sì, però ci sono dettagli, cioè, dei tagli particolari molto, molto abili, e chiudi con Amare, che secondo me è strepitoso, il più bello di tutti, per sì, come lo vedo io. E niente, tu puoi fare con niente tutto, no? C'è un foglio 22x32 che non è neanche da. Poi c'hai la china come un cinema. Non ti pare per te, però la usi molto bene, la domestichi, l'hai domata molto, perché la china è come una donna esigente, vuole che tu vada a lei, invece l'hai fatta venire a te, sei stato molto bravo, hai sedotto sta china, ne hai fatto quello che hai voluto, sto scherzando, e hai giocato le iridescenze, l'ombra, il bianco è diventata residenza del nero, il nero è diventata in qualche modo l'habitat del bianco, in questo sto parlando del bicchiere, e poi c'è questa ombra, l'ombra dell'ombra, qual è l'ombra della trasparenza? Come è collocabile, come è idealizzabile? Tu hai creato un'ombra più trasparente del bicchiere stesso, però. Certo, però con una volumetria perfetta. Grazie. Arianna Spagnoli c'è? Non è facile identificarla vedendo tutte e tre le opere pittoriche in uno stile, nel senso che una delle caratteristiche che deve avere sempre un pittore è quello di cercare un'unità di stile. Quindi se il primo e il terzo, se lo può far vedere Pietro, si potrebbe trovare una certa affinità di stile. Nel secondo siamo completamente in un altro campo, cioè io non riuscirei mai a capire che questa artista qua è sempre la prima. Però, devo dire, il primo quadro, Riflesso d'autunno, hai dato una specie di patina sul quadro che sembra quasi oleografico, però attenzione, perché l'oleografico alcune volte si trova nella realtà stessa, un po' malinconico, però penso che è la malinconia tipica del paesaggio che ha ritratto, cioè un paesaggio di nebbia non può essere mai un paesaggio felice visivamente, anche se la vera felicità è sempre interiore, quindi, però in questo caso c'è quasi una malinconia dell'altro, cioè come se lei, facendo questo paesaggio, ha una malinconia di un qualcos'altro che magari ha lasciato. Nel secondo, I volti dell'Africa, c'è tutta, diciamo, la malinconia, la tristezza di un personaggio come questo, che già dalle mani indica una certa esperienza, no? Di cui non sappiamo nulla, ma che possiamo immaginare che sia stata anche una esperienza negativa. Non si capisce bene se sia una donna, un uomo o un bimbo o un giovane, però potrebbe anche essere il simbolo del fatto che il dolore umano non ha un'età precisa, no, si incarna, sì, in qualsiasi periodo della vita, eliminando anche l'età anagrafica. Il terzo l'ho visto davvero, mi piace molto, questo è quello forse più bello, anche come dimensione del quadro, l'ho visto e mi ha colpito prima, appena sono entrato. Qui riverbero di luce, è la luce che viene da sotto, però è anche la luce che viene da sopra, cioè è un incontro di luci in un paesaggio, diciamo anche questo quasi non realistico, un paesaggio della memoria che riporta a pensieri interiori, cioè a una analogia tra l'animo che sente delle emozioni e il paesaggio che alcune volte le riflette, oppure è l'animo che riflette quello che il paesaggio ti può dare. La bellezza, appunto, dell'opera d'arte, che sia poesia, musica, pittura, eccetera, è che l'artista può cercare di riprodurre queste sensazioni attraverso
o un pezzo musicale, o una poesia, o attraverso una opera d'arte. Quindi in tutti i suoi guardi ho notato un senso di malinconia di un qualcosa. È come se avesse la malinconia di un qualcosa, non so che se ha perso oppure che ha lasciato così, e però nello stesso momento il tentativo di superarla attraverso l'espressione artistica. Quindi, questo. Brava. Grazie. Complimenti. Acquerello poi, eh? Sì, sì. Silvia Barbier. Barbier va bene, no? Non Barbier. Allora. Lei ha due quadroni enormi, tra l'altro, e molto inquietanti e molto, molto ben risolti e molto autonomi, che sono Inverno e Senza Titolo. Strepitosi perché sono neoespressionisti, sono, capito, molto assolutamente moderni. E poi hai questo Amore Psiche, un bronzetto di 30x40, per intenderci, su marmo nero. Molto bello questo Amore Psiche. Che cosa è bello? È bello come tu esci dai canoni. Dice, lo so che è Canova e tra i tuoi canoni, quindi il neoclassicismo, però c'hai anche Rimbaud, però c'è Mozart. Insomma, riesci a fare il paio tra 700, un 700 per arrivare poi alla modernità come ci arrivi con la pittura. Però è anche vero che quella genialità di lasciare il piede, loro sono abbracciati, sono trasfusi nell'abbraccio amoroso, nell'amplesso, si diceva una volta. Ma poi c'è questo piede staccato, tutto quanto bronzo su marmo nero. E poi come arrivi a questi due quadri enormi, 120x150, non so se li avete visti cosa sono, e l'altro idem, Senza Titolo, che sono dei quadri enormi, e con questo corpo che è come se fosse il calco di se stesso. Sai che cosa ho pensato io quando ho visto questi corpi? Ho pensato alla scena più drammatica, tu che ami il cinema, è sempre Il Viaggio in Italia, quando c'è questa commozione enorme, vanno a Pompei, la coppia inglese va a Pompei, e voi sapete che poi col gioco hanno trovato i corpi, l'effetto plastico di questi corpi morti, abbracciati ancora con l'eruzione. Quindi sembra che cosa fa questo corpo? È sdraiato, cosa sta, è vivo, è morto? C'è questa testa che sembra quasi staccata, capito? Hai creato un'ombra molto. E questo qui ancora di più col Senza Titolo, dove vai, è il terzo, dove a un certo punto c'è un gioco di luce aspro, c'è questa mano che segna qui, si sente che c'è un travaglio forte, non so che cosa, dove andassi a parare, però lasci certo una grande emozione, si sente che non c'è niente di tranquillo nei tuoi quadri, sono quadri dove tu, va bene, adesso voglio mostrare che tutto l'universo si basa su questa energia, su questo ponte, però tutto l'universo è anche polemos, è anche asprezza. Questo Senza Titolo e soprattutto questo Inverno mi ha colpito molto, è tra i quadri più importanti, poi sono quadri enormi. Ah, grazie, Primo Graziani. Ecco, nel primo quadro che è Olio su tela, come potete vedere si vede che c'è l'esperienza di grafico pubblicitario, no? Sì. In cui ci sono da una parte una figura, diciamo un volto quasi normale sulla parte destra, mentre invece dalla parte sinistra è un volto che tende verso l'espressionismo estetico, cioè sono i tratti del volto fissati in una smorfia che potrebbe essere una smorfia visiva in quanto è descritta così attraverso il segno, però specialmente interiore. Potrebbe è lei che rimane in un certo senso interdetta rispetto alla semplicità, alla bellezza, non so, dall'altra persona. E qui c'è proprio una contrapposizione netta tra la figura sulla destra, che è una figura, diciamo, senza pensieri, quasi rimane perplessa pur senza vedere il personaggio che sta davanti, e invece il personaggio sulla sinistra che è come se rimanesse interdetta dalla figura sulla destra. Il secondo sorprende chi guarda, perché una persona che fa il primo quadro sembrerebbe strano che faccia questo secondo, che è completamente diverso. Il discorso di prima. Appunto. Infatti qui il titolo è Ritmo, Vita, Tu, che praticamente cambia completamente i colori e praticamente si muove su un colore di base che è una specie di marroncino con un po' di rosso, forse ho messo anche un po' di giallo,
in cui al centro mi sembra che ci sia un cuore che pulsa, quindi è un quadro che suggerisce un'emozione di tipo sentimentale forse, qua, in cui c'è la vita, c'è il ritmo e quindi la pulsione del cuore che diventa sempre più pulsante quando è un'emozione forte, per esempio quando ti innamori oppure certo. Un rapporto di amicizia. E poi tu che potrebbe essere lui, che rispetto a questo amore non si sa come si pone in una maniera non troppo armonica qui, perché è come se fosse uno sberleffo rispetto a questo sentimento che non so se funziona o non funziona, è quasi una protesta. Poi il terzo, profumazione, come potete vedere è completamente diverso dall'altro, qui sembra quasi un viaggio alle isole diciamo esotiche, però la cosa che colpisce è la profumazione. Qui non è importante vedere quanto è importante immaginare di sentire attraverso l'olfatto il profumo, no? Qui la profumazione si mette in moto in chi guarda attraverso l'occhio il senso dell'olfatto. Qui non vediamo più ma sentiamo. È come se sentissimo il profumo, la profumazione, no? La profumazione dell'immagine che dà questo quadro. Sembra quasi naif, cioè infantile nella definizione. E anche leggermente surreale. Complimenti. Bravo. Devo fare la Gnurka Perdomo, Martinez Perdomo, perché deve partire. Questo è acrilico puro sottile, voi doveste vedere questi quadri che sono abbastanza grandi, cioè il 70% già comincia a essere considerevole. Che cosa sono, qual è l'impasto cromatico che ne risulta? Io fin da quando ero ragazzo, quindi purtroppo ahimè molti anni fa, mi ricordo mio padre mi portava a vedere degli astrattisti cromatici che lui conosceva bene, italiani, Morlotti, il verde di Morlotti, che è un lombardo, e tu capivi che quello era un verde che non avevi mai visto prima, cioè non c'entrava la rinascenza, qui che cosa c'è? Cioè, ci sono dei lilla strano, c'è una cromia, ci sono gli ocra, e tutto questo per raccontare un re elefante che non c'è, è sagomato. Prima la signorina desemantizzava, questo è altro che desemantizzato, cioè è però c'è, io lo sento, lo vedo, ne sento perfino, sto un po' scherzando, il barrito, ma insomma, ed è bellissimo, poi è verticale, eccetera. Andando avanti le cose non si complicano ma diventano ancora più interessanti, Gnurka. Perdomo Sisters, cioè la sorella di Perdomo che sei siamo tu, insomma, due, siamo Gnurka. Due sorelle che per parte della mamma. E questa è ancora più, perché non puoi trovare il ritratto canonico, no? Però senti che lei ha restituito in modo molto profondo, veramente questo è un ritratto inconscio, sì, non è, i psicoterapeuti ti fanno vedere le macchie di Rorschach per capire tu che cosa vedi, qui siamo oltre le macchie, qui c'è la coloreria, qui c'è la coloreria di Rorschach, non le macchie nere. E ci sono i celesti, come il celeste nasce dal verde, dai verdi, cupi, incupiti, questa parte finale, in alto forse c'è un occhio, non si sa, cioè è un qualche cosa che è assai notevole. Chiudi in bellezza, lasciamelo dire, perché si sa che i rossi, il rosso, quali sono i rossi? Ci sono tutti i rossi. Where do we go? Dove andiamo? Let's go, where do you, cioè, andiamo, ma dove andiamo? È curiosissimo. E anche qui diventa una ramificazione. Sembra qualche cosa di interiore. Il fatto che in basso, vedi, Pietro, c'è proprio questa specie di tronchetto più scuro, di un rosso scuro che poi si ramifica, c'è una ramificazione. Però è una ramificazione che non è terrestre, non è vegetale, non è infibrata, ma è una ramificazione fluida. Per questo parlavo del sangue. Immaginate quando, come era Harvey, quando questi hanno inventato, se sapeva niente, hanno scoperto intanto che c'era una circolazione venosa e quella arteriosa, hanno cominciato il blu, il rosso, a mettere i coloretti, tutto funzionava se tutto si mischiava e si ossigenava. Gnurka, Martinez Perdomo, hai costruito un quadro veramente bello. Gianfranco, quando vuole fare il massimo complimento, e lui li sa fare, dice: io questo è un quadro che mi piacerebbe avere a casa, esatto. Non so dove lo metteresti, se nel salone, in camera, perché mi darebbe gioia a vederlo.
questo mi darebbe più che la gioia, mi darebbe l'incanto. Noi possiamo risalire non più a vedere le stelle, ma a vedere il chiarore di queste fiamme. Esatto. E forse l'amore è questo, perché dobbiamo pensare sempre che l'amore sono le stelle, lo stellato. L'amore sono le fiamme. Sei anche ballerina. Grazie. Bravo. Grazie. Mary Cunzolo, Cunzolo. Cunzolo, vediamo dov'è. La cosa che colpisce subito nei suoi quadri è che sono molto vicini alla fotografia, no? Sì, infatti prima li fotografo e poi li dipingo. Ah, ecco, infatti riesce perfettamente a cogliere l'animo oppure l'essenza di questa persona che lei ha inquadrato. Quindi qui abbiamo il ragazzo Mursi, in cui ci sono questi occhi, vedete, con il bianco che è leggermente rosso, che però sono degli occhi molto dignitosi, cioè guarda il mondo in maniera dignitosa e non con una fragilità emotiva, cioè chi si avvicina a questa persona potrebbe anche aver paura di lui, perché non è una vittima sicuramente, cioè è uno sguardo molto determinato che difende anche la propria cultura attraverso, vediamo, le cose appunto che porta il corpo. Sul corpo, ecco. Il secondo sembra meno fotografico, se, come potete vedere, Aska. Meno realistico dell'altro, più raffinato nel colore, qui c'è un colore più delicato, e forse esprime anche il colore qui segue la delicatezza dell'animo di chi è ritratto, cioè mentre prima il colore era pure più forte in quanto il personaggio era più determinato, quindi il colore pure seguiva il fatto che il personaggio fosse così, qui invece segue la sua dolcezza, cioè qui abbiamo un bambino molto probabilmente dolce, con gli occhi sereni nonostante magari le difficoltà che ha avuto, con un'immagine altamente poetica, direi. Quindi, nel terzo, anche qui è caratterizzato dalla dolcezza, è bellissima qui lo sfondo, mi pare nero, no? Sì. È nero, in cui si stagliano tutti i colori. Qui c'è una figura in cui è molto importante anche una specie di contrasto delle luci, no? Molto lieve, cioè non siamo a livello di Caravaggio in cui c'è una contrapposizione tipo netto. Però sono appunto delle luci che modellano il volto e mettono in evidenza la forza di questa donna. Cioè, mentre prima avevamo la determinazione, dopo la dolcezza, qui abbiamo proprio la forza del femminile, che è quella destinata a portare la vita anche in ambienti ostili come può essere l'Africa. Yeah. Basta. Bravo. Grazie. Di Guglielmo, e c'è una grande qualità, si vede subito, mi abbraccio alle tue assenze, Pietro, il primo, olio su tela, perfetto, è perfetto in tutto, voi sapete che sì, poi la cosa più difficile non è neanche il corpo, che pure è reso, già è bello di suo, è reso meravigliosamente, ma tutto il panneggio, il gioco, e soprattutto il gioco dell'ombra, non è neanche il panneggio davanti, ma quello in fondo, lì dove c'è questa rosa, c'è l'assenza ma c'è questa rosa, non si sa che come, però c'è rimasta solo la rosa. Dell'assenza. La presenza dell'assenza, sì, sembra un ossimoro, ma è molto bella l'espressione un po' corrucciata di questa bella e bellissima ragazza che abbraccia, forse sta sognando, forse sta pensando nel risveglio, e vedete che il viso è un'espressione durastra, malinconica. Ma come consapevole che lui ritornerà. Ma andando avanti, io sono rimasto incantato, vabbè, l'autoritratto è viva con la fossetta, stavo dicendo rinascimentale, la Stefania Sandrelli c'aveva la fossetta qua, le fossette qui nel sorriso, e sei perfetta, sei tu, ma è una grafite su foglio, il discorso di prima, fai vedere come sei brava anche nell'autoritratto, sì, nella grafite, però forse potevi giocarti o un altro mosaico, perché questo è bellissimo. No, questo è il mio primo mosaico. Il riposo è bellissimo, bravo, sembra il miglior complimento che ti posso fare, sembra un antico mosaico, sembra un mosaico, esatto. Non fuori da questo periodo, esatto. Bellissimo. E la capacità che hai oltre il corpo bello, l'espressione, cioè il riposo, la luna, quella luna dietro sembrano dei cipressi, delle conifere comunque, e questo impanneggio
di trasparenza, di questa, non so come definirlo, più che tunica, cioè, è inarrivabile, guarda, veramente è brava. E allora, giovane come sei, devi assolutamente, seriamente prendere le tue responsabilità e continuare a crederci. Tu prima degli altri, non aspettare che siano sempre gli altri a dirti brava, tu devi, capito? Devi credere in te stessa, hai la tua grazia, hai la tua volitività, credo di poter dire, hai gli strumenti e non è poco, e credo che hai un estro, capito? Perché hai, e quindi sei figlia del tuo tempo e devi andare avanti. Sceglierai tu se giocarti una tecnica antica in senso ultramoderno, cioè come quello splendido riposo, a lasciare stare l'autoritratto, o continuare a raccontare l'abbraccio di queste assenze e speriamo anche di belle presenze, altri corpi dell'anima. Bravo. Grazie. San Salone, sì. Lei quindi ha fatto tre quadri intitolati Infanzia, Giovinezza e Sogno, quindi il secondo che metterei per primo, ecco, è quello dell'infanzia. Noi ci ricordiamo i paesaggi dell'infanzia, ecco qui per esempio c'è il palpitare lontano di Scaglie di Mare, quello sì. Che citava appunto Montale, e negli occhi del bambino di solito il mare può apparire così, no? Anche questo è un'immagine forte, cioè non ha quella dissolvenza che sottolineavamo prima per quanto riguarda il ricordo. Qui abbiamo una minore dissolvenza, ma forse perché il ricordo dell'infanzia è più forte, nel senso che le è piaciuto talmente tanto che poi le è rimasto fisso in mente, che l'ha elaborato in maniera meno... meno sul filo della memoria, l'ha fatto diventare realistico. Della giovinezza molto probabilmente adesso non so, però questo quadro è talmente sereno che penso che la sua giovinezza sia stata abbastanza serena poi guardando questo quadro, perché uno che intitola un quadro così non può avere avuto un senso di irrequietezza nella giovinezza. Questa è un quadro che rilassa appunto l'occhio, dà la sensazione appunto di una calma relativa delle acque, no? Che si muovono soltanto vicino a quegli scoglietti, e la natura che va, no? La natura è quasi sempre indifferente all'uomo, cioè la sua bellezza rimane oggettiva, statica, e l'interpretazione della sua bellezza è sempre un'interpretazione di chi la guarda. Quindi ha affermato un fotogramma di una calma che può essere anche una calma psicologica sua mentre viveva la giovinezza, penso. Ecco, questo il sogno, praticamente è un sogno, di solito il sogno si può perdere nell'immaginazione, no? Noi quando sogniamo un qualche cosa, la sogniamo in un certo modo, però non la sogniamo in maniera troppo realistica, no? Perché il sogno è un qualche cosa che va al di là del realismo. Invece lei ha fatto il contrario, cioè il sogno l'ha reso molto reale, perché questo paesaggio non è un paesaggio della memoria, ma un paesaggio reale. Comunque, tra questi tre quadri, il più bello, quello che da un punto di vista tecnico, diciamo, è più perfetto, però tenendo presente sempre il concetto di imperfezione di cui parliamo prima, è il primo, quello della giovinezza, che abbiamo recensito per secondo. Ecco, questo bello, qui. Sì. Ecco, qui veramente raggiunge un'armonia del colore, molto equilibrato, anche diciamo la dimensione del quadro è bella, e quindi è piacevole. Bene. Grazie. Anca Florentina c'è? Vedi, in questo tempera su tela, ma è molto densa, cioè è pronta anche a tu sfiori degli effetti materici, quindi hai questa cromia, anche se poi hai dei titoli molto precisi, Alfa, che è la prima lettera e che vuol dire anche l'inizio, Vulcano, Fiori, però in realtà sono proprio tutte delle macule conoscitive, capito? L'alfa che cos'è? Sembra proprio se esiste una genesi avverata, se esiste l'inizio di tutto, in principio era il verbo era presso Dio, eccetera. Quello io devo immaginare così, che c'è un momento in cui tutto è confuso,
come Bibbia, sto parlando appunto della Genesi, dell'inizio della Bibbia. È un quadro curiosissimo. Andiamo anche qui verso l'astrattismo pittorico. Tu hai giocato a dire che hai buttato la tempera sulla tela così come viene, ma non c'è niente di casuale. Poi se non altro c'è il gioco dell'inconscio. E il secondo forse è ancora quello più intrigante, perché Vulcano, e Vulcano è veramente la bocca di un vulcano. C'è questo ci senti le fiamme proprio, c'è questo rosso di cui senti l'intolleranza, calore, e poi c'è questa lava che sta là dentro. È molto bello. Vulcano, tempera su tela, c'è di tutto, c'è lo scibile, c'è l'idea di un vulcano, ma il vulcano che è dentro, il vulcano che è la storia, tu vieni dalla Romania, il vulcano che può essere un continente se non... E poi chiudi, vai Pietro il Terzo, con i fiori, e dove effettivamente tutto si placa e apparentemente avverbio importante, si ricompone. I rossi, i gialli, questi colori molto caldi hanno bisogno di uno sfondo o di una coesistenza col blu, col lilla, vedi sul lato destro. E poi la cosa curiosa è che con la luce dietro, Pietro, vengono fuori dei quadri diversi da quelli che io sto vedendo adesso. Sì, perché... Complimenti. Come Rory Gianni, sì. Guardandolo soltanto qui sulla stampa non si riesce neppure a capire che sono dei cavalli quelli. Abbiamo cercato di fare le fotografie esprimendo meno riflessi possibile. Lo so. Per creare, infatti questo qui non si vedevano che erano i cavalli. 2,40 che sono 51. Poi 23 angeli di luce. Sì. Praticamente su questo acciaio, sulla base d'acciaio, ci sono queste luci che sono quelli che lui chiama graffi, no? I graffi che... della mia. I riflessi? Della mia anima. Dell'anima, che vengono portati sulla scultura, però portarli su una tela è una cosa facile, portarli sull'acciaio è un po' difficile. E comunque dirlo e poi farlo è completamente diverso, quindi è la realizzazione che non so se voi tutti avete visto le sue opere. Sono veramente opere di un professionista. No? E poi la tigre indiana... Il patrimonio del Vaticano. Ah, del Vaticano? Sì, Santa Sede. Quindi la tigre invece indiana che fa vedere, ecco, la stessa tecnica, però qui c'è proprio la forza della tigre. Qui vediamo che si mette in evidenza il carattere stesso del felino, e quello non è facile esprimere attraverso un certo tipo di linguaggio. E con questo linguaggio penso anche sia difficile, per esempio se lo dovessimo fare noi o qualcun altro sarebbe completamente diverso, non riusciremmo a raggiungere questo concetto della forza dell'animale che lui ha espresso attraverso queste tecniche. Nell'ultimo portrait, che sarebbe ritratto, anche qui è bellissimo, vedete i graffi, e quindi il levare porta la luce. Cioè, certe volte il levare nella vita dal punto di vista filosofico concettuale porta il buio, no? Quando tu levi qualche cosa, no? Levi in figlia una mamma, levi l'amore a una donna, eccetera, il levare porta la luce. Lui invece fa esattamente un processo contrario di creazione della luce attraverso il togliere, capito? E quindi alla fine un contrasto di luminosità, come potete vedere, che è anche un suggerimento verso la riflessione, no, dell'uomo, quello di dire all'uomo di capire bene le cose, no? Capire bene un volto, capire bene che cosa c'è, quella illuminazione che è tipica dell'artista, ma anche l'epifania, cioè la rivelazione di un'anima. E quindi cogliere l'essenza dell'anima attraverso il proprio strumento linguistico. Posso solo dire complimenti, perché sei bravissimo. Senti, niente da continua, dire. E le modelle? Doina è un cognome, è un nome noto della Romania. Intanto c'è questa precisione, perfezione, direi, inchiostro su carta Fabriano lucida. La carta Fabriano, diciamo, non cresciuti, no, la carta Fabriano, le grandi carte. E l'inchiostro deve sapere dove scendere. E c'è questo ballo di appassionato, potrebbe essere un tango, penso, insomma, comunque, sì. Insomma, continuum. Secondo me è una pazzia quello che ho fatto, ma come mi piace da verificare. La donna si sta completamente abbandonata a lui, che la regge. Inchiostro sulla carta lucida.
guarda, sì, è vabbè. Difficilissimo. Sì, perché normalmente l'inchiostro si mette sulla carta porosa. E va bene, coefficiente 3,3 come i tuffi. Più difficile il premio poi diventa più alto, che vuoi fare le cose troppo facili. Ah, sì. Vabbè, io vorrei anche andare a questo punto direttamente al terzo, perché poi torno al secondo. È come se il terzo fosse... sì, cambia l'inquadratura. È come una piccola zoom sulla... È uno zoom, perché è la stessa coppia prima o dopo. Esatto. Penso dopo, perché qui adesso c'è la figura del ballo si perde e ci sono le braccia dell'amore che sono importanti. Molto bello, molto bello, molto elegante, pulito, molto puro, perché l'amore appassionato è pulito, piccoli, è sempre puro. Anzi, è la mente che lo sporca, non è certo il corpo. Molto bello, molto bello. È bello gli sguardi che non ci sono ma sono dentro, perché si dice che quando c'è la maggiore intensità l'occhio va chiuso, perché tutto diventa immagine interiore, diresti tu. E poi invece c'è una commovente scoperta di questa fanciullina, che sei tu, come eri stata, come eri, forse non so, sì, vostra. E è bella, perché è una che sempre cerca qualcosa. È una sì, ha questo sguardo che va verso l'aspettativa, meraviglia, l'attesa, la meraviglia, quello che sarà. Sorpresa. Speriamo solo cose belle. Bella anche la bocca che è un po' socchiusa. Lo sguardo, i capelli, tutto diventa attesa, diventa incantamento. Ci piacerebbe vedere altre cose, vedere altre scene, pose, altri incantamenti, va bene? Allora, a chi tocca? Le false senza magre. Disperderci. Le false magre. Concetta Giacolino. Posso fare dopo, sì. Allora, qui abbiamo tre quadri, Remember, poi La mia realtà parallela e Tempesta. Diciamo che anche se apparentemente non c'è un'unità di stile, qui una certa unità di stile si trova. In questo Remember, anche qui siamo, mi capitano tutti a me i quadri della memoria, siamo a livello della memoria, però è una memoria che tende anche verso l'espressione naif delle cose, perché queste case sembrano quasi case fatte da un bambino, nel senso che è una dimensione di tipo infantile. Sembrano quasi le case che uno disegnerebbe dopo aver letto la poesia di Rimbaud, che quasi tutti hanno vissuto. Sì. Questo è un paesaggio, diciamo, di notte, sta sopraggiungendo la notte, quindi non credo che sia inquieto, perché quella è soltanto una definizione del tramonto, non un senso di inquietudine. No, assolutamente non c'è inquietudine. E qui queste casette, vede, sono disegnate come praticamente... Si disegna anche l'elementare, ma non perché lei è elementare nell'espressione, capito? Perché ha voluto dare questa sensazione, questo aspetto, no? Cioè questa collocazione delle case all'interno di una memoria. Ha scelto poi il tramonto, che praticamente si contrappone anche alla semplicità della costruzione delle case stesse. La mia realtà parallela, il secondo, siamo pure qui sul tramonto, e qui c'è quel concetto che lei ha voluto esprimere, cioè la pittura come seconda realtà, sì, per migliorare, liberarsi, per estraniarsi, assumono un elemento catartico rispetto al reale stesso, e quindi il reale è edulcorato. Qui il parallelismo non c'è solo attraverso le vele, come vediamo al centro, che potrebbero essere anche due cuoricini che si incontrano, ma anche gli alberi tendono verso un'unione, come c'è l'unione tra il cielo e il mare che sta sotto. Quindi praticamente questo quadro è il simbolo dell'unione delle cose, che poi è un'analogia con l'unione degli esseri umani. Nella tempesta è una situazione, diciamo, completamente diversa dalle altre. Qui abbiamo questo bianco che mi fa pensare all'episodio finale, non so se l'hai letto, sì, di The Dead di Joyce, The Dubliners, no, di Joyce, che ha fatto Johnny Huston al film. Che per cui c'è questa città che alla fine, dopo aver descritto Joyce tutte le vicende umane, quindi varie storie, c'è questa neve che cade su questa città che era Dublino, che seppellisce i vivi e i morti, no? Qui non c'è questa sensazione di eternità della morte attraverso l'espressione della neve, ma è proprio la neve che cade, no? Sì. E che copre questa, che potrebbe essere una chiesa, cioè nemmeno ci,
ci pensiamo troppo a che cosa possa essere, però la sensazione è questa neve che scende, che in un certo senso accarezza quasi l'anima, questa neve, perché mentre la stai guardando, dato che è un'immagine non usuale, perché capita una volta ogni tanto, ti accarezza il cuore mentre scende e tu la vedi e con il tuo animo artistico diventi alto e sei felice. Grazie. Ciao. È data da una ragazza. Aspetta, io volevo un attimo a casa Massima, Irene e Virginia. Molto bello. E mentre invece io ho sentito in donna olio su tela, ma c'è una tecnica mista, qui c'è messo l'oro, il coso, quindi andava anche. No, per... ma anche quello è olio, cioè colore ad olio. E lo so, ma capito, tutto questo gioco delle geometrie, come il gioco dei colori, e quell'altro purtroppo adesso lo vedo poco, sta lì messo in acqua. Cioè... Perché quel tipo di pittura lì, donna, ed è una pittura che risente di tante cose, non stiamo a dire quante perché siete ancora 11, però si sente che questi prestiti o imprestiti, come dicono i toscani, non c'è più la Toscana, sono creativi, sono diventati tuoi, tutti siamo fatti delle radici, dei libri che abbiamo letto, delle pièce che abbiamo letto, delle persone che abbiamo amato, per fortuna, però ormai sei autonoma, a 21 anni, puoi dire, anche cromaticamente, non devi niente a nessuno, non c'è Delaunay, Sonia Delaunay, non c'è il futuro, questa geometria non c'entra niente, sarebbe un errore, e noi non lo faremo mai, parlare di Mondia, parlare del stile, non c'entra niente, c'è la geometria ma a modo tuo, c'è il tuo fervore, ci sono i tuoi colori, anche lì. Attenzione che quello è ancora umido. Quello è ancora. E bello, mi sembra che tu riesca a trovare tra simbolo, astrattismo, geometria, diciamo, emotiva, eccetera, riesca quelle ombre nere, qualche cosa che è importante. Perché lì c'è la triangolazione nera. Guarda, di solito c'è il triangolo nero. Un'altra cosa in alto che sembra una cornice. Se guarda bene. Allora, quella lì è una lampada. Si è passata pure un'ombra di luce, ma. Che proietta la sua luce. Uh-huh. Sì. Quella luce arriva al punto più importante della donna, certo, quindi da certo, un messaggio certo, importante certo. Del quadro è proprio quello per me. Cioè, la metafora è questa, che noi dobbiamo dare luce, illuminare, non nel senso accendere il riflettore, ma dobbiamo dare, e vale anche per voi, insomma, e credo che tu... E il secondo, come si intitola? Quella lì è Noi dominati dalla moda. Noi dominati dalla moda, certo, sì, basta con queste mode. Quella lì in realtà è una gruccia. Sì. Al contrario, messa al contrario. Tira quella donna dall'ombelico, diciamo. Sì, ho capito. E l'altro invece è una. Cioè, quel corpo della donna lo vuole mettere in vetrina, lo vuole mettere al contrario in gruccia. E quello lì invece è una sedia. Sì, la vediamo. Visivamente più grande della stanza. Cosa c'è sopra? Scusa. E c'è una donna, possiamo dire, però piccina. Eh sì, la vedo. Noi appunto piccina, il nostro posto nel mondo, cioè sì. Noi piccole formiche che cerchiamo un posto nel mondo. Sì, io ho sempre pensato che invece la donna è enorme e è bellissima, molto bello quell'ambiente, molto bello le gromie con cui lei libera quell'ambiente, perché hai trovato un gioco di triangolazione, eccetera. Va bene, sei brava, dai. Dopo ci facciamo. Gliel'hai dato? No. Fortunati Laura? Ecco, qui è un esempio specifico che non c'è proprio una vera unità di stile, perché il secondo è un quadro, vabbè, preso da Monet, quindi non lo contiamo per niente, perché lì è un'esercitazione per forza, perché esercita nella pittura riproducendo un altro quadro, quindi va benissimo. E invece il primo e l'ultimo c'è una certa omogeneità di stile, che il secondo non può avere perché è una riproduzione, no? Il lupo l'ho visto anche dal vero, è un quadro non molto grande, 40x40, però è ben fatto, ben realizzato, olio su tela, in cui c'è appunto questa fierezza del lupo, che è uno dei migliori animali che si possono incontrare. Pensate che quando sconfigge l'avversario gli offre il collo e lui lo risparmia. Con gli esseri umani questo è molto difficile trovarlo, quindi è la nobiltà assoluta come animale. Con questo, c'è una certa omogeneità nel colore, quindi lo usa abbastanza bene. Ha fatto bene anche a scegliere una dimensione non troppo grande, no? Perché la grandezza del lupo
diventa ancora più grande in un quadro più piccolo, cioè esattamente il contrario. Nel momento il quadro grande per un lupo non serve. Il secondo, vabbè, è una riproduzione, non ne parliamo perché lo consideriamo un esercizio stilistico. Nella terza. Mi sono ispirata anche con questo, diciamo, Antonella Messina. Antonella Messina, sì, vabbè, completa. Cioè, però qui mentre praticamente la dama con ombrellino. Si capisce qual è l'ispirazione, qui se n'è andata un po' per conto proprio, sì. No? Perché l'Annunciazione, diceva lei, no? La Madonna, quella praticamente la donna con leggio. Con leggio, ecco. Però lei è in una fase ancora di ricerca, sì. In cui con questi tre quadri ha raggiunto un momento positivo come artista, specialmente nel primo. Questo va bene. Caso ed è una fatalità, non è neanche merito tuo. Allora. Sì, vai. Complimenti, Luca Chiogna. Allora, casa è molto bello. Perché è bello? Perché c'è la traccia delle case, c'è un gioco. Però si capisce che vai al di là, tu sperimenti molto. Le tue case sono strane, belle, con una cromia perfetta, quasi con una rifrangenza, con queste poi tracce che sono le tracce precise di quello che dovrebbero essere i pezzi che vanno al di là, sono bellissime. Poi hai invece un paesaggio che è neve. Che non è un paese, prima abbiamo visto la neve che copriva completamente quella cupola, cioè qui c'è una neve, c'è una palla, capito? diciamo, penso lunare più che una luna perché il sole è come il paradiso di Penna, altissimo e confuso, dice Sandro Penna. E c'è qualcosa di inquietante, perché c'è questa tempesta di neve, gli uccelli, vedete, svolano via, sono un po' allarmati, queste conifere che sono sempre più belle. Cos'è questo in primo piano? Questo è un pettirosso. È un pettirosso quasi schiacciato che sta sul filo, il pettirosso viene sempre fuori col freddo. Voi sapete, quelle poche volte che viene anche il nostro giardinetto di Roma, a parte che appena lo guardi, dopo un secondo e mezzo scappa via, perché è proprio... però si volta, ti fa vedere il suo petto rosso, è un incanto. Io ho scritto una poesia su Pettirosso, pubblicò pure Crocetti a Milano su poesia. E poi questi papaveri, mettilo Pietro il terzo, che è molto bello, perché lui, come ha fatto prima con le case, lui prende un soggetto... lo dico proprio a tua stima, trito e ritrito, i papaveri rossi, poi sono 1000 papaveri rossi, Faber, e però lo rende assolutamente nuovo, non mai avremmo immaginato che i papaveri rossi uscivano fuori da questa nerità, intendo qua. E la nerità di questi papaveri rossi diventa, non c'è più la signora del ponte, diventa un ponte verso l'alto e l'altro, che è un chiarore. E la cosa bella poi sono questi ghirigori, questo modo di, questa sprezzatura segnica, vedete che non è uno sfondo bianco o comunque chiaro, perché c'è anche del lucore cilestrino, eccetera. E vedete che c'è qualche cosa disegnato, sono secondo me insieme tradizionali, non classici, ma modernissimi, cioè hai un tratto moderno, il primo e il terzo sono modernissimi. E il secondo è un paesaggio più tranquillo apparentemente, ma non... No, sì, esatto, però non è il solito paesaggio di neve, capito? Hai trovato un modo, un punto di vista, hai trovato questo pettiroso che si è atterrito piccolo, ma protagonista assoluto, Ad Maiora. Grazie. Questo è per te, Luca. Marchetti, qui l'occhio che tutto vede, qui sembra scura l'opera, invece sul bianco, in quanto è acrilico e cotone con lamine di bronzo, quindi è proprio una tecnica abbastanza originale, perché non ho visto delle opere di questo tipo. L'occhio che tutto vede, qui potrebbe essere un occhio, però non è detto che sia un occhio o che debba essere un occhio, perché già l'occhio è qualsiasi opera rappresentata dall'artista, cioè ciò che è rappresentato dall'artista è un occhio lui stesso che guarda chi lo guarda, no? Per esempio la Gioconda, no? Io la guardo e lei mi guarda per sempre, cioè per il futuro, e quindi quello è un occhio che non è detto che debba essere un occhio, come ho detto prima, che è l'espressione artistica, il prodotto artistico di un artista che guarda chi lo sta guardando. Forse è questo quello che
anche diciamo a livello onirico riprende tanto dall'occhio onniveggente o l'occhio degli illuminati, cioè se messa capovolta è un triangolo con un occhio. Poi il secondo, Novilunio, è veramente bello questo qui, e non è di questo colore, perché qui sembra più scuro, ma è totalmente bianco. Qui abbiamo il Novilunio, sarebbe una luna nuova, no? che ripropone un giorno nuovo. Qui abbiamo la parte superiore, che è una parte quasi in frantumi, che potrebbe essere un mondo vecchio, lasciato alle spalle, con una luna che però è nera, che potrebbe essere anche un buco nero, cioè nel buco nero tutta l'energia entra e non esce più. Nel terzo, petrolio, c'è quasi l'antropomorfizzazione di una situazione di globalizzazione, che è appunto un totem del mondo contemporaneo, che è quello del petrolio, che è il totem dell'economia, il totem della corruzione, è il totem del dominio sugli altri. Qui il petrolio lui l'ha visto come un'onda, è come se fosse un'onda, ma anche un essere vivente, perché si diceva, parlavo di antropomorfizzazione, che ricorda un po'... È un cavaliere nero. È un ricordo di infanzia, cioè io mi sono ritrovato al mare con dei cugini e vedevo già le pozze, hai visto dell'olio, il petrolio galleggiante, quindi tu l'hai visto come un'onda, come un'onda e anche come un cavaliere, diciamo, negativo. Quindi è una bella ricerca questa, sono contento che ricorda che niente è casuale nella vita. Scusate se si va di fretta, ma eravate 39. Questi verdi dati spatola e pennellata su pennellata, eccetera. Però hai saputo farli tuoi, anche come gioco cromatico. Guarda che bello il passaggio dal verde al celeste, al blu. No, che all'inizio ho lavorato in plein air di notte. Certo. Come faceva di giorno invece Van Gogh, che andavano sempre... Quello l'ho elaborato a modo mio a casa. Guarda che sei molto bravo. È molto bravo. Cioè, l'ho toccato pure i quadri tuoi. Tu sei del 92, sei un ragazzo, quindi si può dire l'età. Ma ragazzi, sei appena all'inizio e sei capace di fare un 100x70 così, che è molto impegnativo, con queste nuvole strane, perché le nuvole sono curiose, sono nuvole riottose. Certo, Van Gogh è molto... Poi il Valle di Fiena al tramonto. Le Valli fino al tramonto continua questo discorso del paesaggio che è conoscitivo, vorrei dire, dove questo gioco delle ombre viola delle Valli di Fieno diventano veramente uno stilema, diventano, non lo so se dice il dubbio, è bellissimo. Questa campagna viceversa baciata dal sole, sì, perché c'è il primo quadro tutto in notturno, cioè, no? Esterno notte, come si fa nelle sceneggiature. Questo invece è esterno giorno, e c'è questo quadro alto, e questo sole alto e queste balle che adesso le fanno tonde, noi eravamo abituati a balle rettangolari, lasciate lì, e c'è stata la ratura, quindi dopo il giugno dorato, eccetera, è una luce incredibile, guarda, riesci questa luce a portarla dall'oro, dall'oro solatio fino al prato, diciamo, al campo di grano appena tagliato, che è proprio che è una risorsa. E poi queste colline tipicamente toscane, che sono le collinette fervide, molte volte lavorate quasi tutte a vigneti, perché è la via dei vini quella, tra l'altro, tu parli di Monte. E il terzo quadro è sorprendente, perché prima si diceva io amo l'iperrealismo, no, questo è un quadro, è il pane, sta lì vicino a un tegame con dei ceci, se non sbaglio, vicino a una bilancia, e poi c'è molto belle anche queste semplicissime e nude maioliche, verdoline, eccetera, un quadro semplice, un interno, lì dentro ci sono i miei errori, perché è stato il primo dipinto a olio che ho fatto senza... Vabbè, il primo dipinto a olio, ci saranno nessuno, anche degli errori, ma c'è una... Cioè, io non ho avuto maestri, ma va bene, non importa, sei bravo. Sarà un primo quadro, ma è un primo quadro ottimo, buono. Allora, che cosa rimane di queste due pagnotte, forme di pane? Non sappiamo come le... sfilatino, come dite voi, lo sfilatino, un altro è quasi un amiche. E rimane il fatto che sembra proprio pane.
sembra pane, sembra farina quella che tu hai ottenuto col bianco. È il motivo per cui dovrei scappare, perché lavoro in fornaio, appunto. Ah, meraviglioso. Ecco, questo è il toro della poesia. Plinio, lui adesso ci mostra il pane e lui lo va a fare adesso. Questo tuo pane è talmente vero che io ti dico, lasciaci intanto il pane che lo porto a casa stasera. Ce lo potevi portare a casa. Il numero e portarlo. In gamba. Monica Sararo. Ecco, allora qui se Pietro fa una panoramica sulle tre, 1, 2, 3, qui praticamente abbiamo un'unità di stile perfetto, cioè lei è riconoscibile attraverso il suo stile. Allora, il primo è I can see, io posso vedere, self-portrait, autoritratto. Abbiamo un occhio che ci guarda, facciamo sempre lo stesso discorso, che però prima ha guardato se stesso, quindi guarda il mondo per riuscire a capire se lei stessa ha capito se stessa. Però l'hai fatto con una tecnica, a parte diciamo il concetto semantico, no? Di significato, con una tecnica in cui la parte superiore, vedi, è talmente morbida che sembrano quasi i tessuti che ricoprono quell'essenza invisibile che è l'anima umana. No? E quindi hai quest'occhio che è molto pronto a capire, quasi l'occhio di cui ci parlava quel ragazzo primo. Only Time, il secondo, siamo sulla stessa stilistica. Qui abbiamo addirittura 4 occhi, gli occhi nella parte inferiore e gli occhi del tempo sopra, che quasi consumato, perché il tempo nel momento in cui si riproduce si consuma anche, è un continuo fluire, no? che passa e distrugge addirittura il simbolo del tempo stesso, che è l'orologio, perché in effetti l'orologio che cos'è? La razionalizzazione umana del tempo, no? E qui la cosa che mi è piaciuta, sai che cos'è? È questa fuga su questa scala, no? Che potrebbe essere le scale della vita, verso l'orizzonte, in cui convergono sia gli occhi inferiori che l'orologio che ci sta rotolando sopra. Nel terzo, Umbra Anime, l'ombra dell'anima, qui è molto più enigmatico, perché praticamente non si capisce dove sia l'anima, cioè fa quasi paura riuscire a capire questo quadro. Questo è un quadro che mi inquieta in un certo senso, perché questo occhio molto umano rispetto agli altri, sembra quasi di toccarlo questo occhio qui, sembra quasi sentire gli umori dell'occhio, l'acqua, ecco, in questo girotondo che è l'ombra dell'anima. Però qual è l'ombra dell'anima? Molto difficile, perché già è difficile trovare l'anima, figuriamoci se troviamo la sua ombra. Grazie. Bravo. E ci hai donato, grazie Pietro, la prima è il famoso discorso delle copie d'autore, Iris di Van Gogh, fatta molto bene. Certo, sei molto giovane, hai diritto e dovere di far vedere che sai fare le cose, no? E quindi il riferimento, però poi tanto il fatto che lei è una bellissima copia d'autore, e con c'è messo del tuo, i colori non vengono fuori casualmente, vengono fuori con una dedizione, con un gioco profondo, e questo avviene con Orchidee. Orchidee lo trovo un ottimo, forse il tuo quadro migliore qui, almeno, non perché quell'altro, il primo, sia la copia, ma perché veramente qui hai liberato il tuo colore, come se fosse questa anche la tua visione del mondo. Le ha ingigantite le orchidee. Le orchidee, devo essere sincero con voi, anche con te ovviamente, io non ho mai amato molto le orchidee, perché è una pianta carnivora. È una giada questo quadro, perché è veramente un incanto. Come hai saputo dare che cosa? Non il colore, ma la trasparenza. Questi petali sembrano carne, carnacini, hanno la trasparenza dell'ala di un angelo, vedo? E tutto quello che è il gioco del fiore, adesso non stiamo a vedere, sono le vecchie nozioni delle scuole medie, lo stame, i pistilli, tutto quello che è diciamo, il corpus del fiore, lo rendi perfettamente, con un gioco di luce, quel fulcro al centro di ogni... meraviglioso. E anche quel fiore che si deve ancora aprire sul lato destro, che tiene a bada
e che quella sei tu, quello è il tuo futuro, quelli sono i tuoi 9 anni, meraviglioso, piccolino, il boccioletto sulla sinistra, poi quell'altro più a destra, e poi tutta questa seconda, bellissima, il fiore, l'orchidea, e questa parte nera. E questa parte tutta in nero, è la cosa più difficile, non è che tu hai fatto l'orchidea, poi pitti tutto e chiudi, no, l'hai fatto con una sapienza, non c'è niente che manchi. La ballerina è un quadro bello, agile, sei riuscita a raccontare questa bimbetta, mi ricordo mia sorella che da piccolina col suo tutù e le sue scarpette a punta doveva fare stancarsi col suo corpicino ancora che non ci mostri, ma noi la vediamo, ne vediamo il viso, anche se non fosse i capelli come si dice, acconciati, legati dietro, e il suo corpicino ancora esile, ancora adolescenziale, eccetera, l'incarnato. Mi piace la posa, mi piace l'eleganza, mi piace come sei riuscita a dare grazia alla grazia, sì, te stessa, perché hai delle cose da dire e sai anche dirle, bravissima. Sì, Orchidee è un ottimo quadro. Grazie. Bravo. Per avere 16 anni. Eleonora Ricucci c'è? Lei dice che parla di immagini mentali, no? E già da questo quadro si capisce subito che questa è un'immagine mentale. No, l'ho voluto fare io, sai perché? Perché dato che è difficile lei, no? mi piacciono i quadri difficili. Infatti questo quadro non è un'interpretazione semplice, no? Perché da una parte abbiamo intitolato Grey Zone, che razionalmente, se noi lo guardiamo razionalmente, la zona grigia è quella centrale tra una mano e l'altra, perché c'è una parte grigia al centro, no? Sì. Vedi? Però abbiamo una mano che è protesa verso un qualcosa che potrebbe anche essere il rapporto con gli altri, l'elemosina, uno scambio di mano fatto in maniera diversa, no? Tutto potrebbe essere una mano sinistra. Nell'altra mano, che è indicata poi dai segni del movimento, come i fumetti sulla sinistra, indica che si è allontanata da un legame, è come se avesse spezzato questa corda in maniera forte, e praticamente forse tenderebbe la mano sulla destra alla dimensione della mano sulla sinistra, no? Perché la mano sulla sinistra è più piana, quella destra è una mano che si è liberata dai legami. Il secondo, sospesa in un mare di fitoplancton, sembra l'Ofelia di Millennio, non so se l'avete visto, che galleggia sul lago quando muore, e quindi riempita di fiori, cioè l'immagine anche di Ofelia nel momento della follia è un'immagine che si riferisce parecchio non solo a elementi di tipo sessuale, ma specialmente ai fiori, cita parecchi fiori, e questa lei la ritratta pensando forse a quella immagine famosa del pittore che la ritratta al centro proprio dell'opera. La cosa più bella è questa luminosità che somiglia un pochino a quei graffi sull'acciaio che aveva fatto quel pittore precedente, no? Mentre quello l'ha fatto lo scultore precedente, lo scultore l'ha fatto con l'acciaio, lei l'ha fatto con il pennello, però la luminosità è un pochino la stessa. Il terzo, incertezza universale, è quasi la condizione dell'essere umano nel mondo contemporaneo. Qui abbiamo un paio di gambe che potrebbero essere anche, volendo, no, con un po' di immaginazione, non le gambe di una donna ma anche quelle di un uomo, perché la nostra condizione in questo mondo vuoto, fluido, come lo definisce Bauman, incerto, senza proprio possibilità di certezze, nel momento in cui stai per camminare puoi incontrare un gradino che ti fa cadere di sotto, quindi esprime l'attenzione che l'uomo moderno deve rivolgere a se stesso in un mondo che ha perso veramente ogni punto di riferimento, ha perso tutti i valori, è diventato un mondo fluido, come dice bene Bauman, ed è difficile trovare la strada. Quindi è anche lei forse ha voluto suggerire l'incertezza esistenziale dell'uomo contemporaneo, no? Perché anche la figura dell'insegnante diventa una figura quasi ridicola. Che quale cose vuoi insegnare tu in un mondo in cui non si capisce quale sia la giusta via? Cioè, tu, quando sei in un vuoto, è difficile trovare i punti di riferimento. E quindi l'educatore diventa una parodia di se stesso, quasi. Bene. Grazie. Vieni Francesco Olgiati, questa è l'espressione di Eolo, vedete, Eolo è il dio del vento, vedi che sta soffiando. Questo tra l'altro è un pannello, sono due tele, 100x70, sono due tele di 50x70 ciascuna, è ad acrilico, tutto in gioco di blu, di celesti, eccetera.
e molto bello, interessante il discorso della luce, materia, eccetera, dice, creando così con linea e curva un equilibrio nel caos. Mi ha molto interessato tutto il discorso un po' concettuale del tuo lavoro, che lo trovo molto moderno, molto moderno. E nessuno avrebbe fatto questo elo così, il vento che diventa un fregio sostanzialmente, sì, il vento diventa un gioco sua... non decor, questa è la Francesco Olgiati. Cioè, la sua espressione, sì, è quello con cui lui proprio si esprime nel soffio, sì, creando queste linee. Di dove sei tu? Di Milano. Ah, sei milanese, sì. E beh, quindi è una città importante. Pensa che poteva essere la Milano degli anni 50 con lo spazialismo, con Lucio Fontana, e tu che gli ammannisci, gli prepari l'alfabeto fenicio. Voi sapete il discorso degli alfabeti, la nostra storia, il mistero dell'alfabeto etrusco, l'alfabeto fenicio. Ma il quadro più sorprendente, che non è neanche quadro, ma è una ceramica smaltata a fuoco, è un'installazione, è un materiale plastico, sono le ninfee del giorno d'oggi. Si è parlato tanto dell'impressionismo, e quindi parliamo anche di Monet, degli studi che sono dei battelli galleggianti, delle ninfee, di Giverny, di Glicini, tutto quello che volete. Ma chi è che poteva immaginare che una Francesco Olgiati, Meneghina, eccetera, oggi ci portasse una ceramica smaltata a fuoco insieme al materiale plastico, che è una contaminazio già molto, molto intrigante, molto, ed è assolutamente moderna. Salvi i materiali, bella quella in primo piano sulla destra, che è quasi corrucciata, è quasi richiusa, è intimidita, sarà per sbocciare. E poi ci sono queste foglie galleggianti, è il destino degli impressionisti, che sull'acqua hanno trovato la loro nuova strada, gli studi galleggianti. Sulle foglie ho ricreato proprio l'effetto, proprio come si dice. Ma secondo me, l'acqua, stantie e altre cose. Certo, ma meraviglioso anche il discorso, proprio anche la cromia sottostante, questa plastica, questa cosa. Sì, è molto brava. Non si vede, ma è tutta fatta tipo come se ci fossero le bolle all'interno dell'acqua. Poi sei giovane, sei già esperta, ma giovane, hai un talento notevole, sei molto originale. Complimenti. Grazie. Se non l'hai installato, dove l'hai installato? Fatevi avanti. Giulia dalla piazza? Il primo, hai usato il chiaroscuro a matita, però anche il fatto bene, abbastanza bene, perché esprime un'emozione che nasce tra due giovani, no? Che si innamorano, quindi l'hai fatto anche bene, anche la posizione delle mani, tutte e due sono con le mani incrociate, come a rendersi più sicuro rispetto all'incertezza dei sentimenti, o anzi la timidezza dei propri sentimenti. Hai usato bene il colore. Però sono delle cose che si trovano anche, non è una cosa originale, no? Anche se come esercitazione ti serve al massimo, perché hai provato il chiaroscuro a matita. Nel secondo, la cosa più bella che mi è piaciuta e mi ha fatto ridere pure, quando l'ho vista a casa, è che l'ha intitolato L'eleganza del cappello. No, in effetti hai fatto bene a dire L'eleganza del cappello, perché questa è una donna talmente esuberante, talmente kitsch, che la parte più elegante di se stessa è il cappello. Quindi non so se l'hai fatto per fare una tua critica rispetto... Perché poi è una donna che ha un aspetto, diciamo, piuttosto aggressivo, la faccia. Perché io sono partita dal cappello. E quindi dopo... E poi a scendere, e l'ho fatto in due momenti diversi, perciò non è questa molto... Questa è una donna che rimane legata alla sua bellezza, però rimane legata in maniera troppo aggressiva. Il colore qui l'hai usato abbastanza bene, vedi, il rosso sotto, le ombre sul seno, l'hai fatta bene, la morbidezza della scapola destra, della spalla destra, e anche questa aggressività che l'hai scelta, però esistono le donne così, ne ho viste tante. Guarda, il terzo invece, Botte in acquerello, l'ho visto anche, lo ricordo benissimo davvero, è un bellissimo quadro, perché hai un acquerello, è delicato già come strumento, come tecnica, però tu hai dato la dolcezza appunto dello sguardo, belli questi occhiali rotondi che praticamente nascondono le sopracciglia, no? Però nello stesso momento è come un tutt'uno, quindi viene ripreso pure nella parte sotto. Bene. E dà quella dolcezza che potrebbe essere, guardandoti in faccia, una dolcezza anche di tipo autobiografico, perché guardando questo quadro, guardando te, sei tu, sì, appunto. Sì, è lei. Hai la stessa, non c'è dubbio, dolcezza. Io direi di continuare su quest'ultima linea. No, sull'acquerello, pure perché qui la tecnica acrilico su tela è fatta bene, le ombre. Di continuare su questa cosa. Sul disegno lo puoi fare, però
a livello, diciamo, poi vediamo se mi mandi qualcuno bello di artisti di cinema eccetera, può darsi pure che ne metto una volta uno, una volta l'altro, per accontentare anche un po' tutti. Bravo. Dopo se ci sei ci facciamo una cosa. Jessica De Grandi, il Re Leone è perfetto come immagine, inutile che ti dica, c'è stato il film e tutto, è entrato un po' nell'immaginario e va bene, niente, il viso intenso, questa dolcezza con la sua improntitudine, con la sua anche ferocia congenita. Ma quello che mi piace molto è Il Ponte del Diavolo, sì. Il secondo. Come lo conosco, è un ponte, è uno del ponte antico, insomma, e sei riuscita a rendere la pietra, a rendere con quei grigi, con quell'incanto così, la pietra, e poi dietro un cielo grigio, vedo un volo di uccelli in alto, sparuto, il riflesso, non è una grande giornata di sole, non c'è niente di così lusinghiero, però c'è questa natura forte e la buona lena dell'uomo che è riuscito tanto tempo fa a costruire questo ponte, che è stato detto Ponte del Diavolo, quindi sì, sì. Immaginate tutte le leggende che ci sono dietro, e voi sapete, eccetera, eccetera. L'amore ritrovato è bello, e questo è chiaramente antropomorfizzato, questo sguardo, questa unione di questi puledi, questi cavalli, lui e lei, soltanto di taglio, quindi ci sono due occhi, uno per ciascuno della coppia, è bello, si mischiano anche le criniere, vedete in alto, c'è qualche cosa di semplice, direi quasi di domestico, e però anche di profondo. Quando un amore, l'amicizia, insomma quello che è il rapporto tra due cavalli che magari si erano stati divisi dall'uomo sempre, no? dai loro padroncini eccetera, si ritrovano e chissà che pure loro, altro che l'alfabeto fenicio di prima, non abbiano un loro linguaggio, io credo proprio di sì, profondo per dirsi tante cose. Mia sorella c'ha sto cavallo, appena lei arriva a 400 metri, questo già sale, nitrisce, che c'ha sti due ettari, cioè è una, ma noi che ne sappiamo degli animali, ma fossimo noi un po' più animalischi, gli uomini pensano che gli animali fossimo non un po' più animali, magari avremmo delle virtù, invece così siamo diventati esclusi presenti, degli omini proprio. Perché l'uomo crede di essere il depositario del pensiero, invece non sa che anche gli animali pensano. Ti dico, Jessica, continua, bella, mi piace la tua, dice, faccio i mercatini, però continua a liberare queste intuizioni, perfino gli istinti, come dicevi tu, i desideri profondi di un uomo che deve imparare a volte come si ritrova un amore tra i cavalli, il Re Leone, e soprattutto questo Ponte del Diavolo che aleggia lì, inquietante, e pronto a ricevere. Grazie mille. De Grandi. Grazie. Allora, Megan George, c'è? Allora, rhapsodize significa rapsodizzare, il rapsodo era quello che faceva i canti, recitava i canti epici, sì. Però in questo caso tu lasci sconcertato un po', perché? Perché questi sembrano due personaggi che si stanno baciando, sì. Però nello stesso momento ci sono delle scie rosse che possono essere delle scie di sangue, che potrebbero rappresentare la sofferenza che alcune volte hanno, specialmente dei giovani, no? Rispetto all'amore. Ho avuto esperienza con mio figlio l'altro giorno che era tristissimo perché si era lasciato dalla fidanzata, no, quindi quel sangue lì in un amore certe volte è anche spiegabile. Però la cosa, questa acquerelli, usando quel tono rosso anche dei capelli, no? Hai dato un'armonia e una sensazione complessiva positiva, cioè quel sangue lì lascia indifferente chi lo guarda, cioè chi guarda questo quadro non pensa alla negatività del sangue, certo. Ma è un'immagine che pensa più all'amore e quindi all'effetto del bacio. Legato nel sangue. Come diceva pure Plinio prima, guardando lo sfondo, sono contento che lo guarda sempre, sì. Qui praticamente abbiamo uno sfondo che è perfetto per questa rappresentazione dell'amore. Il Blur in Reality. Attenzione, perché anche questo è interessante. To blur in inglese significa sfocare, sì. E quindi è una realtà sfocata. Però è sfocata un po' perché è interrotta. Vedete, se guardate bene da vicino, potrebbero essere anche dei pali, cioè
dei pezzi di legno che interrompono la visione, però nello stesso momento può essere che lei l'ha interrotta come artista per riproporre la frammentazione, oggi abbiamo parlato parecchio di molto, frammentazione, la frammentazione dell'immagine, è un paesaggio è bello, che potrebbe anche essere... Sì, potrebbe anche essere un paesaggio addirittura subacqueo, cioè quando praticamente ti inserisci nell'acqua senza maschera e vedi la realtà come se fossi miope, vedi questo mondo qua che ti gira intorno, una scaletta. Che è un mondo di... Sì, sembra pure una scala all'interno, una scaletta c'è perché l'ho guardata da vicino sul computer. È vero, è aperta così. Il Fiordaliso, diciamo, acridice e tempera è più normale rispetto agli altri, però è come se fosse una vibrazione di un essere umano rispetto agli stimoli del mondo, cioè è come se c'è uno stimolo e questa persona vibra così per recepire, per capire un pochino l'essenza del mondo che è sempre incomprensibile poi. Ciao. Brava. Brava veramente Megan, eh? Complimenti. Poi Giuliana Paola, ho capito qual è, quella alla fine, sì, sì, sì. Le ninfee, diciamo, anche se a me non piacciono le ninfee, non i fiori, perché anche perché è pure abusato da parecchi pittori, eccetera, però lei ha cercato quasi... Si sente quasi una delicatezza, una timidezza di approccio, non so se è la sensazione che mi dà. Nel senso, quando l'ha fatto quasi con punta di piedi, mi sembra questo quadro. Non lo so. Volevo farlo e non volevo farlo. Infatti, non so come questa intuizione mi è venuta, però l'impressione è questa, quella che mi dà. Però ha usato bene la luce, perché l'ha fatto su una base, diciamo, nera. E ha fatto emergere la questi... La base nera era perché proprio vedevo nero. Proprio ero... era un periodo nero. Ha fatto emergere, nero. Diciamo, questa esplosione di colori, i quadri erano molto che colorati, però sono anche un po' sommersi. Sì, sì, sì. Allora, okay. Il terzo, quello di sua madre, c'è questa esplosione. Lei mi ha detto che sua mamma amava dipingere anche per distrarsi, no, nella vita quotidiana, e perché poi sentiva un certo piacere. E mia mamma era una donna eccezionale, proprio amava i fiori, amava la vita, amava proprio una donna onesta, di sani principi, che è molto amata da mio padre, certo. E trasmetteva tutto il suo amore in attraverso i quadri. Sì. No, ma la cosa bella, se ci va a casa, è quel giallo che se ne va verso destra, no, esplode, e quel giallo che se ne va verso sinistra, sì. E poi al centro ha messo i fiori. Questo è l'amore comunque che viene, mi hanno trasmesso anche mio nonno, diciamo, anche mio nonno paterno dipingeva, cioè, ho mandato qualche copia a Marianna Cirà, ma quadri mastrodontici impossibile da portare. Quindi è una cosa... Sto sentendo, io non mi distraggo mai, è difficile che mi distraggo. No, è difficile che parli io e voi siete zitti. questa è una cosa strana. Non è facile fare 39 persone dando ad ognuno un medaglione autentico. Allora, opportunità, farla vedere perché ne merita. Guarda, ma io ringrazio. Guardi questo quadro che ne parliamo, se no. Questo che l'ha portato a fare? Opportunità. Questo. Fammi vedere, perché questo è un omaggio a suo padre, no? Certo. Se no. Allora, questo quadro qui. Guarda, non lo conosco suo padre, però aveva un animo gentilissimo, sì. Capito? Questa è l'espressione di una gentilezza d'animo, si vede subito, per come usa il colore. La sua mamma era più estroversa rispetto a suo padre, che era più crepuscolare e anche forse più malinconico rispetto a sua mamma, almeno dai quadri. Più sognatore. Comunque, ingegnere, questo quadro qui è bellissimo. Devo dire che non so se al pubblico piace, sì. Ma è veramente armonioso, quindi ha fatto bene a portarlo. Ok, ad maiora. Grazie a voi che avete aspettato tutto questo tempo. No, io ringrazio tutti perché è una cosa bellissima, comunque condividere tutti. Fulvia Sanna, chi c'è? Artisti, sì, varie, allora, emozioni. Quella cosa lì, scrivetevela perché l'ho fatta io quella definizione. Allora, una mostra d'arte è uno scambio di emozioni di un gruppo di sognatori. Di sognatori. Il gioco dell'ombra. Poi ci siete Gianfranco Bartalotta. Vabbè, abbiamo finito. Abbiamo finito? Strano. Non c'è più da tanto. Ma io te l'avevo dato. Certo.